Un libro al giorno incontra oggi Andrea Di Consoli, autore del libro Dimenticami dopodomani. Un libro realistico, a tratti anche struggente, che però con onestà ci mostra e mette in luce un uomo pieno di paure, pieno di insicurezze, ma si parla anche di speranza in questo libro. Ma non lo so se il tema è la speranza, diciamo. Il tema vero è mettersi a nudo e soprattutto, come dire, avere il coraggio di praticare un realismo totale, integrale, ma un realismo non soltanto del racconto della realtà, ma un realismo interiore, psicologico, emotivo, storico, è una messa a fuoco, è un denudamento, è un attraversamento della propria vita, in una forma letteraria, come dire, che è massivamente calibrata, ma è anche, come dire, un tentativo di attraversare i generi, dunque di non avere certezze, di non avere punti di partenza prestabiliti. È un modo per fare una resa dei conti. E credo che quando un essere umano fa una resa dei conti radicale, esce fuori sempre qualcosa di vero, di importante, anche se magari un libro non lo è, però lo è l'intento che lo ha mosso. Quanto è importante e fondamentale, insomma, condividere anche con qualcuno il senso di inadeguatezza o comunque di insicurezza che si vive? Ma non è una questione l'insicurezza o la forza, diciamo. La cosa importante sono gli altri, lo sono sempre e lo sono a prescindere. Senza gli altri noi non siamo nulla, la nostra identità è costruita dagli altri, la nostra faccia è modellata dalle pressioni, dagli urti degli altri. E le nostre ferite sono medicate dagli altri e le risposte parziali, provvisorie che noi troviamo su questa terra sono favorite dall'incontro con gli altri. Gli altri sono la nostra ragione di vita, anche quando fingiamo di non volerli, anche quando li rifiutiamo, anche quando li temiamo. Gli altri sono la più grande speranza che noi abbiamo a proposito di speranza. Grazie ancora ad Andrea Di Consoli, autore del libro Dimenticami dopodomani, Rubettino editore, e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che ogni anno a Bisceglie ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.